Maka e Baka. In questo nuovo video abbiamo intenzione di parlarvi di un argomento che ultimamente si è fatto molto caldo, ossia il preordinare e acquistare una console al day one. In poche parole, vi parleremo dei punti secondo noi perché non comprare subito una console al day one. Beh, ci sono vari punti e partiamo subito dal punto numero 1. C'è bisogno del segno, dovremmo mettere un po' di grafica o qualcosa. E partiamo subito dal punto numero 1. Si è parlato in questi ultimi giorni dei difetti in cui ha avuto la PlayStation 4, di per esempio le porte HDMI che non funzionavano molto bene perché avevano dei pezzi di plastica di cui dovevano essere piegati o spezzati per poter rientrare la presa HDMI. Tutti quei problemi che possono dare fastidio a noi consumatori. Un altro esempio, un fatto analogo appunto si è, come sappiamo tutti, verificato con l'uscita dell'Xbox 360. Come si dice qua a Napoli, ai atti per fare un press facetti fish cap. Cosa successe all'Xbox 360? Per velocizzare il processo di vendita ed arrivare sul mercato prima dell'arrivare a PlayStation 3, anticipò la progettazione e risparmiò sull'uso dei materiali, più precisamente sulla pasta termica, ritrovandoci con un problema dei ROD, ossia Red Ring of the Dead. Cosa successe ad Xbox 360? Che in parole si doveva buttare dalla finestra. E infatti c'è un bel mattone qua, a fianco alla mia postazione. Che però dopo 4 anni funziona. Che dopo 4 anni funziona ancora. Questo perché? Perché come succederà sicuramente anche nelle console next gen, non conviene comprare una console che non è stata ancora testata in fondo, quindi a meno con un anno di uso intensivo, quindi dagli hardcore gamer dovrà essere testata e si dovrà verificare la sua verificare la sua durata e la sua resistenza all'uso intensivo, quindi al calore, alla polvere e a tutto ciò che un hardcore gaming effettua con la propria console. Parliamo noi per, diciamo, le nostre esperienze riguardo alle vecchie console. Speriamo per sia Microsoft che Sony che questo non si ripresenti. Diciamo che è ancora presto perché è uscita da pochissimi giorni la PlayStation 4 in America e di questi problemi non se ne sono presentati o se ne sono presentati davvero pochi. Parliamo della percentuale di 1% di problemi per quanto riguarda la PlayStation 4, dove la Sony ha annunciato che non avrebbe avuto problemi a ricambiarla ridando una console non ricondizionata, anche perché al momento trovare le console ricondizionate mi sembra un po' difficile essendo uscita adesso. Quindi fondamentalmente il consiglio che vi diamo è quello di non comprare una console subito, ma aspettare prima dai 6 ai 12 mesi per essere sicuri che la console sia una console duratura, e perché è un peccato sinceramente mandare in assistenza dopo aver speso un po' di soldi. Adesso passiamo al numero 2. Parliamo delle esclusive al lancio. Le esclusive al lancio, come ben sappiamo, sia per PlayStation 4 sia per Xbox One sono abbastanza, ma non tantissime. Come ad esempio per PlayStation 4 poche. Come ad esempio per PlayStation 4 possiamo trovare Killzone, Shadowfall, Infamous, Knack e Gran Turismo. No, non è che ne scusi. No, Gran Turismo per PlayStation al massimo anche indie, parecchi indie esclusive. Invece per quanto riguarda Xbox One troviamo Forza, Killer Instinct, Dead Rising 3 e Titanfall. Comunque, anche se sembrano esclusive molto importanti, non hanno, almeno le recensioni sono sempre qualcosa di oggettivo, no anzi no, scusate, obiettivo per quanto riguarda il recensore. Perché alla fine ci sono giochi che a me questa gen sono piaciuti con una recensione media di 5 o 6. Sì. Però possiamo dire che giochi tipo come Forza oppure anche Dead Rising 3 che non hanno avuto più che Forza, Dead Rising 3 non hanno avuto tantissimo successo, mostrando problemi soprattutto tecnici, cosa che essendo inizio di gen è una cosa molto probabile da trovare. Esatto, anche perché fondamentalmente il gioco è un gusto personale e qui ci colleghiamo al punto numero 3, okay. Ossia i gusti riguardanti le esclusive. Questa è una cosa molto importante perché diciamo che quando si sceglie una console Sony o Microsoft si dovrà decidere. Nintendo, però Nintendo è un caso a parte. Nintendo non fa testo. Ricordiamo che riguarda i nostri gusti.
se ti può piacere un FPS, in questo caso non hai problemi, perché i migliori FPS sono multipiattaforma, tranne per esempio c'è Killzone. Oppure per esempio giochi d'auto, anche qui se la combattono con Gran Turismo e Forza, anche se qui Gran Turismo ancora non sarà, non ci sarà per PlayStation 4 per qualche annetto, penso. Sì, e giochi di calcio, come ad esempio PES e FIFA, che anche loro sono multipiattaforma. Ad esempio, consigliamo di aspettare anche in questo caso per le esclusive, in quanto si può incorrere in quello che è successo con Xbox 360 all'epoca, in quanto venivano annunciate molti JRPG esclusivi appunto per quest'ultima console, come ad esempio Eternal Sonata, Lost Odyssey e così via, che successivamente sono passati su PlayStation 3. E gli RPG fondamentalmente, si sa, più precisamente i JRPG o J-Action RPG, si trovano su PlayStation 3, cosa che non ci saremmo mai aspettati nei primi mesi di vita dell'Xbox 360. Quindi aspettate ancora qualche mesetto per essere sicuri in che modo verrà supportata la console dalle terze parti. Giusto. Qui arriviamo al punto numero 4, il salto generazionale. Allora, questa è una cosa abbastanza importante, perché allora uno quando acquista una nuova console vuole subito provare qualche gioco per vedere la differenza, no? Tra PlayStation 3, PlayStation 4, 360, Xbox One. Giustamente, almeno all'inizio, non potremo trovare grandissime differenze tra un Assassin's Creed 4 per PlayStation 3 rispetto alla versione PlayStation 4. Questo anche per quanto riguarda i multipiattaforma. Anche perché fondamentalmente il motore grafico di alcuni giochi che si trovano in questa generazione attuale avranno un motore grafico che sarà lo stesso di quello della generazione attuale. Di conseguenza ci ritroveremo davanti dei giochi che magari avranno solamente una grafica migliorata. Da qui ci colleghiamo al punto numero 5, giochi in uscita e rumors. Ecco, qui ci saranno tante mazzate nei commenti, speriamo, perché io già mi aspetto una bella... Vogliamo tanti commenti console war qua sotto. Vogliamo tanti commenti in questo video, perché è qualcosa di davvero importante per noi gamers, diciamo, la scelta tra varie console, i rumors che si stanno avendo in questi ultimi giorni, di cui parlerà il nostro Mada. Beh, è ovvio, fondamentalmente la console war si basa sulle esclusive e non... Fondamentalmente io non credo che una console war si debba basare su chi ce l'ha più lungo, potenza hardware, ma fondamentalmente si deve basare sui giochi in esclusiva in uscita annunciati, e rumors comunque sono da prendere con le pinzette, come ad esempio i vari rumors che stanno uscendo ultimamente riguardo un possibile remake di Crash Bandicoot. Non succede, non succede, ma se succede, succede... Quindi prendete anche atto dei giochi in uscita che verranno che verranno annunciati per la console che avete pensato di scegliere, e non comprate magari un Xbox One e poi magari vi rendete conto che uscirà un determinato gioco che soddisfa le vostre esigenze su PS4. Per esempio, e tutto ciò può succedere anche al contrario. Posso fare un esempio? Sì. Tipo per PlayStation 3 molte persone l'hanno acquistata soltanto per due giochi, The Last Guardian e Final Fantasy versus 13, che Final Fantasy si sa che diventerà Final Fantasy 15 e sarà multipiattaforma. Quindi per quanto riguarda The Last Guardian, Yoshida pochi giorni fa ha parlato di averlo provato, sì, gli è piaciuto, giustamente, però, e si scusa per il ritardo, si scusa Fumito Ueda per il ritardo, e a una domanda dei giornalisti a chiedergli su quale console l'ha provata, lui ha risposto: guardate l'immagine della nostra... Non lo so. Guardate l'immagine del nostro canale e capite. Adesso passiamo al punto numero 6, i servizi online. Perché devi fare l'esempio con l'amore? Federica, piacere. Come sappiamo, i servizi online sono migliori su Xbox 360 attualmente, con Xbox Live. Ma tutto ciò potrebbe non durare per sempre, perché data la mole di PlayStation 4 vendute e il potenziamento del PlayStation 4 Plus, siamo sicuri che sarà una battaglia non alla pari, ma quasi. Quindi scegliere una console solamente per il servizio online attuale, quindi quello annunciato, non mi sembra una grandissima idea. Anche qui bisognerà vedere qualche mese dopo
come sarà il servizio da ambedue le parti. Ricordiamo del plus della Sony, che è qualcosa di davvero molto conveniente, con 50 euro al mese, sì, scusate, 50 euro all'anno, oltre a poter adesso con la PlayStation 4 dover per forza pagarlo per poter giocare online. Si ha la possibilità di avere 3 giochi AAA al mese gratis, più vari indie. È una cosa anche molto, come dire, conveniente, cosa molto importante soprattutto per chi, per esempio come me, ha una PlayStation 3, oppure per chi ha una PlayStation 3 e una PlayStation Vita. Perché? Perché questo account PSN sarà inglobato con tutte e 3 le console, quindi chi avrà un Plus avrà giochi gratis per PlayStation 3, PS Vita e PS4. Quindi è una cosa davvero molto conveniente, pagando solamente 50 euro all'anno. Sì. Da qui ci colleghiamo al settimo punto, i servizi. Beh, che dire, ogni console ha i propri servizi annunciati e non. Il servizio che hai per PlayStation 4 ed il servizio Xbox TV per Xbox One. Questi servizi, come sappiamo, non sappiamo come funzioneranno, se saranno disponibili nel nostro paese, perché conosciamo la situazione dell'internet italiano, e come funzioneranno questi servizi, se saranno utili o meno alle nostre esigenze, e se pure verranno supportati a lungo termine, come ad esempio ci fu Messenger per Xbox 360 che poi fu messo da parte per ovvi motivi. Per la Microsoft si parla di Skype anche con un'offerta per qualche minuto gratis. Non so se può essere abbastanza utile dover utilizzare una console per poter chiamare con Skype. Anche perché fondamentalmente chi compra una console per il gaming ha anche un computer decente per usare Skype. Quindi computer decente? Per poter usare Skype. Io no. Nel senso che non ho un computer decente. È uno smartphone. Wow. Andiamo al punto numero 8 e anche l'ultimo punto, ossia il prezzo. Come sappiamo tutti, Xbox One e PlayStation 4 verranno rivenduti rispettivamente con un prezzo di 499 e 399. Nonostante siano prezzi molto competitivi, calcolando i tempi di crisi che tutti quanti ovviamente abbiamo, consigliamo un cut price iniziale che avverrà di solito dopo un anno, anche se non nei negozi come le grandi catene come GameStop o Blockbuster, ma avverrà anche nei piccoli negozietti come nei negozietti che tutti abbiamo in città. Quindi magari aspettando 6 mesi, un anno, si potrà avere la stessa console, che magari sarà anche con un bundle, quindi con un gioco in regalo, allo stesso prezzo della console attuale o addirittura di meno. Quindi il consiglio che vi diamo, io e Baka, il consiglio quindi che vi diamo è di aspettare qualche mese, 3-4, per poi decidere quale sarà la miglior console per voi. Un saluto da Omata e Baka. Ciao. E se il video vi è piaciuto, non vi dimenticate di iscrivervi al canale e alla nostra pagina Facebook. Un saluto da Omata e Baka. Ciao.